Ma male la gola. Scusatemi appunto per la voce, però quando sono tornato a Cagliari ero veramente distrutto. Ci ho messo, a parte l'aereo, ho fatto 5 ore di ritardo e poi anche il clima di Cagliari, che era caldissimo fuori. Entravo in appartamento, aria condizionata, ai negozi, aria condizionata e pam, tutto nella gola. E la mia voce adesso è così. E per questo i daily vlog mancheranno nei prossimi giorni finché non mi rimetto, però. Questo video sarà anche un po' un video aggiornamento, in modo che posso darvi un po' di informazioni su quello che avverrà nelle prossime settimane con il canale. Come potete ben vedere, sono sempre qui a Grosseto. Non sono ancora tornato a Firenze, sia per la salute che, cioè, sono veramente a pezzi. Anche perché le lezioni all'università ricominciano il 22. Fino a quel giorno ci sono solamente le presentazioni dei corsi che si possono fare anche online. Non mi sono tagliato, ok, buono. Perciò però starò qui a Grosseto e quando tornerò a Firenze ci sarà veramente una grandissima novità che non voglio spoilerarvi, però sarà veramente tanta roba, secondo me. Questa nuova stagione universitaria inizierà col botto. Abbiamo un bel po' di prodottini qui. Da cosa iniziamo? Questo. Barrette proteiche Impact, gusto caramello e noci, mega buone secondo me. E poi volevo anche dirvi che, visto che ho tipo 15 video da parte per il futuro in questo periodo, in questi giorni li sto editando tutti, pensavo di mettere in pausa i daily vlog da ottobre finché non finirò questi video e vi spiego cosa voglio fare. Wafer proteici. Questi sono tanta roba. Questa volta gli ho preso il burro d'arachidi, però secondo me i migliori sono quelli alla nocciola, che ricordano proprio i Loacker, super buoni. Avena istantanea per fare il porridge, tutte ricettine varie, anche questa utile, senza sapore. Ah, e vi ricordo che con il codice FrancescoZin sul sito MyProtein avete il 42% di sconto. Perciò se volete sostenermi, il link per acquistare i prodotti lo trovate in descrizione. Qui intanto c'è altra avena istantanea, al gusto cioccolato. Adesso vi spiego cosa voglio fare da ottobre. Pensavo di dividere il mese con 3 settimane e una settimana, dove nelle prime 3 settimane pubblico 3 video. Un giorno sì e uno no, praticamente. Sia video pre-registrati che magari vlog che registro durante le settimane. Quindi non ci saranno i daily vlog, ma comunque i video ci saranno, saranno molto frequenti. E poi l'ultima settimana del mese fare una settimana dove faccio un video al giorno, però incentrata su un tema specifico. Vi faccio un esempio: vivo una settimana con 7 euro, una roba così. Io registro ogni giorno questo esperimento per vedere come va. E secondo me è molto figo dare un tema al daily vlog, diciamo. Proteine isolate. Ho pensato di fare questa soluzione per rendere, diciamo, i daily vlog più avvincenti in questi mesi. Proteine isolate al gusto latte freddo. Quello che non mi serve a me adesso. Solo latte caldo e miele. E poi anche perché ho bisogno di una leggera pausa del daily vlog, perché quest'estate è stata veramente distruttiva, soprattutto questo ultimo mese. Perciò penso che possa fare solo che bene. Bis di creme, nocciola bianca. Io spero che questa scelta possa piacervi, possa, diciamo, un po' incuriosirvi. Ovviamente i daily vlog ritorneranno, come i cookie proteici. Prima che vi disperiate, vi dico che pubblicherò comunque dei vlog giornalieri. Non saranno daily vlog perché non saranno tutti i giorni, però ci saranno, cioè quando ho voglia e qualcosa da farvi vedere lo farò, senza, diciamo, l'impegno di farlo tutti i giorni, anche perché ho 15 future da pubblicare, perciò devo trovargli uno spazio in qualche modo. La mia voce mi sta abbandonando di nuovo, quindi EA Sports GTA Game, finish him, EA Sports GTA Game. Wow. Bella questa. Io sono Optimus Prime. E vi dico che per questo video aggiornamento è tutto. E noi ci vediamo non appena io mi sentirò meglio, magari da Firenze, con la mega novità. E adesso vado a farmi una bella merendozza con i nuovi prodotti di MyProtein e magari provo questa avena istantanea. Vi farò sapere su Instagram, perciò seguitemi lì. Arrivederci.